ad aizzare la bestia dell'odio che dorme in ognuno di noi e a provocare quella cecità delle passioni che rende possibile ogni misfatto e permette a noi, come ai nostri nemici, uno. Ci vorrebbe un San Francesco, anche i suoi erano tempi di crociate, ma il suo interesse era per gli altri, per quelli contro i quali combattevano i crociati. Fece di tutto per andarli a trovare. Anche immaginare che siccome il frate sapeva ridere come predicare, fra i due non ci fu aggressione e che si lasciarono di buon umore, sapendo che comunque non potevano fermare la storia. Ho visto, La storia di una famiglia. È un romanzo, ma tutto quello che viene raccontato fa parte della storia che tante volte facciamo finta di non vedere. Questo pezzo viene subito dopo giorni di bombardamento del campo profughi di Jenin e è dal punto di vista di una figlia che ha appena visto morire sua madre in quel bombardamento. Quando finalmente Israele aprì il campo, le Nazioni Unite non arrivarono. I membri del Congresso degli Stati Uniti, che visitavano sempre i luoghi degli attentati suicidi ed esprimevano eterna fedeltà a Israele, non arrivarono. Jenin seppellì in una fossa comune 53 corpi, tra cui quello di Amal, ma centinaia rimasero dispersi. La relazione ufficiale delle Nazioni Unite, preparata da uomini che non avevano mai messo piede a Jenin e non avevano parlato con nessuna vittima e nessun carnefice, concluse che non c'era stato alcun massacro. La stessa conclusione rimbalzò sui titoli della stampa statunitense. Nessun massacro a Jenin. Solo militanti uccisi a Jenin. Ti hanno uccisa e sepolta nei titoli dei loro giornali, madre. Come posso perdonare, madre? Come può Jenin perdonare? Come si può portare questo fardello? Come si può vivere in un mondo che volta le spalle a questa ingiustizia da così tanto tempo? È questo che significa essere palestinesi, madre. Il cuore di Sara è avvolto da un grido silenzioso, simile a nebbia. Un grido che non trova parole adatte a descriverlo. Certe volte pensa che sia un impulso politico o umanitario di mettere in chiaro le cose una volta per tutte. Altre volte è solo rabbia. Ma nell'ombra della solitudine è un sussurro muto che sale dalle profondità del suo cuore, l'inconfondibile struggimento per un altro istante insieme a sua madre, per rispondere alle sue ultime parole e dirle: ti voglio bene anch'io. Sono parole del 1795. Gli eserciti permanenti devono col tempo interamente scomparire, e ciò perché minacciano incessantemente gli altri stati con la guerra, dovendo sempre essere armati a tale scopo, ed eccitano gli altri stati a gareggiare con loro in quantità di armamenti, in una corsa senza fine. E siccome per le spese a ciò correnti la pace diventa da ultimo ancor più oppressiva che non una guerra di breve durata, così tali eserciti permanenti diventano essi stessi la causa di guerre aggressive. Per liberarsi da questo peso. A ciò si aggiunga che a soldare uomini per ucciderli, per uccidere e per farli uccidere, è, a quel che sembra, fare uso di uomini come di semplici macchine e di strumenti nelle mani di un altro, dello Stato, il che non può conciliarsi col diritto dell'umanità nella propria persona. Immanuel Kant.
per la pace perpetua. È stato ucciso da un bombardamento mirato israeliano il 6 dicembre del 2023 nella striscia di Gaza. Il suo nome era Lefat Arnaver. Se dovessi morire, tu devi vivere per raccontare la mia storia, per vendere le mie cose, per comprare un po' di carta e qualche filo, per farmi un aquilone. Fallo bianco con una lunga coda, così che un bambino da qualche parte a Gaza, guardando il cielo negli occhi, in attesa di suo padre che se ne andò in una fiamma senza dare l'addio a nessuno, nemmeno la sua stessa carne, nemmeno se stesso, veda l'aquilone, il mio aquilone che hai fatto volare là sopra, e pensi per un momento che un angelo sia a riportare amore. Se dovessi morire, fa che porti speranza, fa che sia d'accordo. Sta a ciascuno di noi portare avanti l'impegno per rifiutare la guerra. Non quella dell'Iraq in Afghanistan, ma la guerra in sé, nel suo unico vero contenuto, morte, sofferenza e disumanità. Immaginare un mondo senza guerra è il compito più ambizioso che la specie umana si possa dare. Pensare, disegnare, attuare le condizioni che facciano diminuire fino a far scomparire il ricorso all'uso della forza e della violenza di massa è la scommessa più grande che ci attende. In questo momento, da qualche parte del mondo, un chirurgo sta impiegando un'eccezionale quantità di conoscenze, lavoro e risorse per espiantare un cuore e trasferirlo altrove per un trapianto. Lo fa per salvare la vita di un essere umano, perché il riconoscimento del valore della vita, di una sola vita, è connotato specifico del nostro tempo. Smettiamo di riconoscere il valore della vita solo per una parte dei cittadini del mondo. Cominciamo a esercitare, se non la fratellanza, almeno la nostra intelligenza. L'abolizione della guerra è un progetto indispensabile e urgente se vogliamo che l'avventura umana continui. Gino Strada. L'amico Gigi Fioravanti è a casa influenzato, ma ha mandato alcuni testi che mi sembra interessante leggere. Il primo è il testo dell'intervista a Primo Levi di 42 anni fa. Così scriveva Primo Levi dopo le stragi di Sabra e Shatila nel settembre 1982. Gli argomenti che noi ebrei della diaspora possiamo porre a Begin, allora il leader di Israele, sono due, uno morale e l'altro politico. Quello morale è il seguente: neppure una guerra giustifica la protervia sanguinosa che Begin e i suoi hanno dimostrato. L'argomento politico è altrettanto netto. Israele sta rapidamente precipitando nell'isolamento totale. Dobbiamo soffocare gli impulsi di solidarietà emotiva con Israele e ragionare a mente fredda sugli errori dell'attuale classe dirigente israeliana. Gigi Fioravanti invitava a sostituire nella nostra mente il nome di Begin con quello di Netanyahu per ritrovare l'attualità di questi scritti di 42 anni fa. Due anni dopo, sempre Primo Levi, quindi un illustre esponente della comunità ebraica italiana uscito dai campi di concentramento, scriveva: abbiamo il potere e anche il dovere di influire in qualche modo sulla politica israeliana. È urgente bloccare i nuovi insediamenti ebraici nei territori occupati. Dopodiché, come già dicevo, va decisamente perseguito il ritiro dalla Cisgiordania e da Gaza. È difficile commentare l'attualità di questi testi di 40 anni fa. Oh,
verso Piazza Garibaldi. Lì davanti. Scusa. Ma scusate, voi cinque facete servizio d'ordine? Sì, sì. Ah, ecco. Perché non possiamo fare il servizio d'ordine? Questo è il nostro servizio d'ordine. Vabbè. Cosa non faresti per il Gran Cristo? Si perde nel mare, figli in un deserto lontano, figli non ne posso parlare, ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel tuo show, non mi chiedere come sto, vorrei andare via però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu, 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 molto più blu. Non si sente mai, però,
I'm not going to be able to do that.